nuove Home Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Bentrovati in Correre per Sport, Alberico, sempre con la cravatta, sempre, anche, sempre. Anche se porterà il costume. Chissà. Sempre con la cravatta, bene. Probabilmente convincerà. Devo dire che grazie ai tuoi suggerimenti siamo climatizzati, quindi siamo salvi. Esatto, siamo proprio messi bene, fuori fa un caldo, come ovviamente scopriamo l'acqua calda. E usciamo da un tour de force di gare WISP. Sul serio. E non solo, ma soprattutto noi parliamo del mondo WISP, iniziando con la gara di Pineto, grandissimo successo, poi San Salvo e per concludere Pettorano. Ahimè, noi non eravamo a Pettorano perché purtroppo abbiamo salutato un nostro grande amico, un nostro grande atleta che tutti quanti conoscevate, soprattutto chi correva qualche anno fa, non c'è più con noi, Carmine Campitelli, ci ha lasciato proprio domenica, un sacco di amici a salutarlo nella sua Castelfrentano. Andiamo, tra poco daremo anche le classifiche delle gare del fine settimana, andiamo con il presentare i nostri ospiti perché non ancora ci fermiamo, è già venerdì, ripartiamo con la gara di Città Sant'Angelo, notturna dell'Angelo, buonasera, ben arrivato, dottor Maurizio, buonasera, ben arrivato, grazie, a te, sì. Carlo. Buonasera. E poi da Città Sant'Angelo ci spostiamo un po' più in su, veramente lì si starà benissimo. Ed Urbano, buonasera Giovanni D'Urbano, presidente dell'Avis di Rocca Montepiano. Una gara ancora più su di Rocca Montepiano, 6, 7, 800 metri? Sì, sui 650 altezza latitudine. Il giovane sindaco di Rocca Montepiano, Adamo Carulli, omonimo possiamo dire. Un omonimo del nostro presidente. Buonasera, ben arrivato. Buonasera. Siete parenti a, voi. A proposito? No, però ci siamo conosciuti via Facebook e quindi poi ci siamo incontrati spesso e volentieri, quindi abbiamo sempre discusso di sport e amministrazione, perché a volte le cose combaciano e quindi grande collaborazione con il presidente anche Carulli. Lui ormai non è più solo presidente, infatti, della WISP Abruzzo e Molise ma fa parte del mondo del CONI, direttivo CONI a livello regionale, pertanto sicuramente dovete, quando ci sono delle manifestazioni, andare a coincidere, a quantomeno a parlare. Dicevamo un bellissimo scenario, un fantastico scenario che io l'ho detto la settimana scorsa e non mi vergogno di dire, ho scoperto grazie alla corsa, altrimenti un posto così bello che non conoscevo. C'è anche un campo da calcio, significa che nel passato... Sì, è una zona splendida, lo ricordava il presidente, 650 metri sul livello del mare, è una zona pianeggiante, pur essendo ai piedi della Maiella, è più in alto delle colline del Chietino, che si affaccia sulla Val Pescara. È un posto ideale dove lo sport, le passeggiate, bike, cavalli, si concilia bene con il paesaggio. Non siamo in altissima montagna, non siamo nella collina, siamo a metà strada, ma è un balcone, un baluardo che si affaccia appunto su varie situazioni, quindi è un posto da visitare. Abbiamo lì, da lì a pochi centinaia di metri, ci sono le sorgenti del fiume Alento,
e da lì appunto prende il via questo fiume che poi attraversa le colline del Chietino e sfocia nel mare Adriatico a Francavilla, ed è un unicum perché è un blocco di travertino in una zona dove invece primeggia la pietra calcarea della Maiella, a cui siamo tutti legati come i figli di questa terra. A proposito di legame, il santuario di San Rocco, a Rocco Montepiano, che è la festa patronale del 16 di agosto, se non sbaglio, è ancora sentito come lo era nel... È più che mai sentita questa manifestazione, perché anche lì si è riusciti a trovare un connubio tra tradizione e innovazione, e quindi è una delle poche feste fiere legate al culto dei santi, tra l'altro nel periodo di Ferragosto, che resiste nel tempo e che ha sempre avuto e continua ad avere una grandissima partecipazione, perché alle persone più anziane, legate ovviamente al culto di San Rocco, della Grotta e della Fontana, poi si avvicinano i giovani con interesse, perché anche lì il binomio fiera, festa, l'acqua miracolosa, l'acqua della Fontana, le brocche, il vino cotto, insomma sono tutti elementi che poi accomunano anche i giovanissimi, che poi la notte si ritrovano a fare festa. La famosa... Ma ci sono famiglie che hanno la collezione delle brocche che durano dal secolo scorso e hanno tutti gli anni hanno queste brocche. Sì, noi in previsione abbiamo anche volontà, insieme all'avvocato Loris Di Giovanni, di riproporre, lui lo ha fatto a Pianella, una mostra delle brocche storiche di San Rocco. È una tradizione che viene da Rapino, dall'arte ceramica di Rapino, e che si avvicinò al culto di San Rocco appunto agli inizi del secolo, portando anche la firma, alcune di queste, di Tommaso e Basilio Cascella. Giovanni D'Urbano, Alberico qui tra poco, anzi ce lo farà vedere subito, dei bellissimi premi che darete alla vostra manifestazione. E le brocche per quest'anno non facciamo più in tempo, ma per l'anno prossimo potrebbe essere una grande idea. Un'idea. Infatti, Alberico, dove vai? Questa è un'idea che mi è venuta, però io già avevo pensato a questi due trofei, e poi per i due primi classificati, l'uno maschile e l'altro femminile, che è una bella collana con il simbolo dell'Aves, perché questa è una manifestazione organizzata dall'Aves per ricordare un carissimo amico, un grande volontario dell'Aves, scomparso tragicamente 5 anni fa. E quindi noi gli abbiamo dedicato questa manifestazione perché il suo ricordo rimanga sempre... Una manifestazione giovane, ma che cresce ogni anno, avete sempre più partecipanti. L'anno scorso culminata proprio con la vittoria del nostro Alberico, quest'anno non sappiamo se verrà perché ha altre... Quest'anno non ci sono su altri lidi, purtroppo. Comunque, oltre... Ma veramente non ci sei? Non ci sono. Ah, io sto facendo una battuta invece. Oltre a questi premi che Alberico... Scommetto che ci sarà il vino. Sarà vino cotto che noi produciamo, perché abbiamo il consorzio per la produzione del vino cotto, e anche altri prodotti che verranno aggiunti a questi due trofei bellissimi che caratterizzano sicuramente la manifestazione. Il trofeo moralmente di elevata concezione, ma abbiamo anche il trofeo del podista, che è il prosciutto. Sì, anche quello. Pure il prosciutto. Ebbene sì. Sì, sono anche questi prodotti naturali. Sia alla prima donna che al primo uomo. Quanti ne date? Siete cresciuti anche con i premi? Certo. È vero. Pian piano. Perché cerchiamo. Ricordo il primo anno c'era un magnum di... Sì, di arricchire. Sì. Ma anche quello ci sarà. Quindi sono vari premi aggiunti che sono, diciamo, sicuramente alletteranno i partecipanti. Bene. Questo tutto ciò domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio, tardi pomeriggio, sul fresco, diciamo, quando il sole ormai comincia a scendere all'orizzonte, quindi su questo alto piano ci sarà... Che là poi la temperatura rinfrescherà. Scenderà di colpo. Che poi si seguirà un bellissimo, diciamo, rinfresco. Abbiamo detto tardo pomeriggio, ho visto nel programma previste le gare ai bambini, però alle 17:30, sì. Ovviamente sopra Rocca Montefiano. Il sole è già tramontato a quell'ora, sì, a quell'ora comincia a tramontare. La festa lì si prolunga per tutta, fino a notte, esatto. Diciamo, fino alla notte. Bene. Maurizio, allora Città Sant'Angelo, abbiamo parlato di veduta, di bellezze da poter ammirare da Rocca Montepiano. Città
Città Sant'Angelo sotto questo aspetto non è seconda a nessuno, con un panorama, ma anche lì con una differenza di temperatura, anche se sta a 5-6 km dal mare, ma quei 2-3 gradi di temperatura e con un'umidità nettamente più bassa, proprio per poter correre. Sì, in ogni caso per non rischiare abbiamo preferito la notturna, quindi partenza alle 8:20:30 e in modo tale da... E poi corriamo la circonvallazione, quindi quest'anno abbiamo accorciato un pochino il percorso, togliendo una parte diciamo di salita, quindi abbiamo reso un pochino più pianeggiante. Questa è una buona notizia. È una buona notizia per tutti i podisti, quindi venite numerosi, perché molti si lamentavano dell'eccessiva difficoltà, eccessive pendenze. Ma purtroppo il Sant'Angelo è in collina e quindi non possiamo... Certo, certo. Poi tu da specialista, dottore... Però siamo riusciti a ridurre, facciamo 4 giri invece di 3, e in modo da percorrere più la circonvallazione, che è molto pianeggiante. E poi non diamo fastidio anche agli abitanti, perché prima purtroppo... Sì, abbiamo escluso, sì, così è completamente chiuso al traffico, non diamo problemi di circolazione, quindi poi utilizziamo i chip per... trasparenza anche maggior, anche perché 4 giri il per chip forza, è pressoché indispensabile. Si torna al vero passato, parlo del secolo scorso ovviamente, quando c'era la manifestazione che si girava. Città Sant'Angelo sicuramente arriveranno in tanti, perché soprattutto i turisti che già si trovano. Sì, ho avuto già alcune richieste di chiarimenti, telefonate, quindi un sacco di persone già in villeggiatura. Il percorso della passeggiata, visto che parliamo di tutti, è lo stesso? Lo stesso, però solo 2 giri. Ok. Perché percorriamo un paio di volte proprio il centro storico, il corso, quindi... Diciamo, punto siamo proprio, partenza e arriva... Sembra per vedere che un punto panoramico cioè, importante, c'è proprio una veduta su tutta la vallata, sul mare, che poi il tra le 8:30, quindi... Non a, diciamo, non a caso... Abbiamo scelto proprio il calare del sole per... Professor, non a caso... Uno dei borghi più belli d'Italia. Alle 18:30 previste anche le gare per i bambini. Che abbiamo preferito distanziare da quelle degli adulti, in modo tale da completarle, premiare, dare il concedere il rinfresco pure quindi ai ragazzi e ai bambini, in modo tale da non sovrapporre le due manifestazioni, in modo tale che poi chi vuole ripartire, eccetera, non è legato, certo, non deve aspettare la conclusione della gara più importante. Se uno vuole può anche, o quantomeno... Se il resto ci fa piacere, ovviamente. Sì, certo. Vedersi la gara degli adulti e perché no? E poi Città Sant'Angelo, ripeto, merita... Sì, un bellissimo borgo, quindi anche un'occasione per fare un po' di turismo, magari anche perché Budistico. Non c'è mai stato. E io sono convinto che quest'anno, spostando la data, anticipandolo di così di netto, perché l'anno scorso era agosto, portarlo a fine giugno, secondo me... verranno un sacco, e poi soprattutto perché è fine settimana, prima del anticipare ce l'auguriamo, è come nel pugilato, no? Si dice chi mena prima mena due volte. Non ci sono concomitanze, poi speriamo, perché diciamo, come ben sapete, insomma, organizzare una gara richiede un grande sforzo, soprattutto per un gruppo come il nostro, un pulistico angolano. Anzi, ringrazio tutti i miei amici, collaboratori, ma veramente dobbiamo impegnarci fino all'estremo, perché non abbiamo grandi sponsorizzazioni alle spalle, quindi... Beh, come? Non avete grosse sponsorizzazioni? Beh, sì, però avete non... delle sponsorizzazioni a livello... Beh, un po' di tanto. Ma non vuole scoprirsi, altrimenti poi crescono... Città Sant'Angelo Village, l'Iper, acqua e sapone, cioè, credo che... È tutto dire, ricordiamo magari la scadenza iscrizioni, anche se oggi è partito il nostro servizio informativo via mail, che ha aggiornato un po' tutti. Beh, alle 22 del mercoledì ufficialmente si chiudono le iscrizioni. Ovviamente dovesse arrivare qualche ritardatario, non lo rimandiamo a casa. Cerchiamo diciamo di... Poi... Tu penso poi che c'hanno anche una banca come sponsor. Vabbè, ma lì è... Poi vino a volontà della cantina Costantini, che è un vostro atleta. A proposito, Giorgio sta sempre più crescendo, un ragazzo che fa piacere. Merita. Certo. Ragazzo che promette e mantiene le promesse fino adesso, perché veramente sta crescendo da tutti i punti di vista. Soprattutto come uomo, possiamo dire, è cresciuto, nel senso che sa che cosa vuole, un ragazzo che ha abbandonato poi il calcio per dedicarsi quasi. Allora devo dire, merito a lui, alla sua famiglia, al suo preparatore, a Enzo Melatti, che veramente vive per Giorgio. Sì.
Difatti giorni fa li ho visti che erano un allenatore e un ragazzo ancora, sì. Non era un allenatore e 15 ragazzi. È uno stuolo. Nel campo di atletica a Montesilvano, che ormai è meta di molti, molti atleti. Bene, Alberico, ho detto che la settimana scorsa sono state tante gare, tu hai partecipato sia alla gara di Pineto, dove c'è stato un grande successo di partecipazione, secondo me non se l'aspettavano neanche loro. No, sicuramente no. Tant'è che sono rimasti sorpresi e non avevano i premi di partecipazione per tutti, perché prevedevano 500 atleti, invece ne sono arrivati a 600. Però ecco, da questo proposito stanno già contattando, perché hanno preso l'impegno di inviarlo e lo stanno facendo, quindi buon lavoro ancora, anche se si sono chiusi i lavori. Ha vinto Adugna, davanti a chi? Non lo so, non c'era. Non c'è. Davanti ad Alberico Di Cecco, gara fino alla fine. Gara vera, sì. Gara vera, un percorso, molti hanno fatto i complimenti per il percorso. Sì. Chiudere il percorso a Pineto in estate, chiudere completamente al traffico, non è facile. Bellissimo il percorso, io devo ringraziare, perdonami, Angelo Gravina, che poi alla fine lo ha messo a punto, l'ha misurato e l'ha letteralmente tarato. Che tra l'altro era valida per l'assegnazione del titolo regionale WISP di corsa su strada. Per il settore femminile, l'americana che aveva vinto a Villa San Tommaso, l'Aus Kette Aus, questa volta è partita forte, ma ha dovuto fare i conti con Marcella Mancini, che è un'atleta che veramente continua a stupire, perché nonostante passano gli anni, ma va veramente fortissima la marchigiana Marcella Mancini, che ha vinto davanti alla statunitense Aus. Poi sabato siamo stati a San Salvo e lì Alberico forse ci si aspettava qualcosa in più. È vero che la posizione geografica va sempre a penalizzare, ecco perché dicevo a Città Sant'Angelo sicuramente sarà un grosso successo, perché anche la posizione geografica strategica è la sua importanza. Ha vinto a San Salvo il campione d'Italia di maratona Dario Santoro, sempre su ottima posizione di Alberico Di Cecco, che ha battuto il suo compagno, il mio allievo, più che compagno, allievo, anche compaesano, Giovanangelo Tommaso. E al settore femminile, dei primi tre posti, tutte e tre appannaggio di atlete molisane, ha vinto Francesca De Santis su Novelli Ilaria. Poi domenica pomeriggio c'è stata la gara a Pettorano, anche qui hanno parlato molto bene del percorso che tu hai fatto l'anno scorso, hanno detto veramente, in tanti hanno parlato bene, ha vinto il, possiamo dire, il marocchino Lamiri Mohamed, ma ormai marsicano a tutti gli effetti, su Diego Fiorilli, terzo posto per Omar Lupone, che del tuo gruppo, che sta tornando forte. Si è ben comportato su un percorso che è piaciuto, però diciamo è più vicino al trail quasi che alla corsa su strada, molto impegnativo. Bene, per il settore femminile ha vinto un'atleta locale, Sabrina Di Lorito, che gareggia per la WISP Raiano, secondo posto, ancora una volta il podio per Barbara Spadaccini, e terzo posto per Daniela Leonardi della Runners Avezzano. Abbiamo parlato delle gare che ci sono state, torniamo con il primo cittadino che ci ha decantato in largo e lungo, Adamo Carulli, delle bellezze del posto, ma io aggiungerei Alberico, perché mentre tra un arrivo e un altro, tra una partenza di una gara e un'altra, ho visto lì in zona che ci sono dei punti per fare picnic alla grande, è vero, attrezzato. Sì. Beh, si tratta di un'area che all'incirca 30 anni fa le comunità montane, quando esistevano le comunità montane, avevano organizzato appunto in quel territorio, in quella zona pianeggiante. Il campo sportivo è stato già realizzato negli anni 60, campo sportivo che diciamo per l'altitudine non era praticabile ad esempio durante la stagione invernale. Però potrebbe essere un'ottima occasione ristrutturarlo. Ma infatti è stato riconvertito appunto anche come spazio per il campeggio.
Tant'è che da qualche anno, da 6-7 anni, quella zona è stata data in gestione, il Comune ha realizzato delle opere significative, riutilizzando tra l'altro i locali degli spogliatoi, appunto, ed è diventata appunto un'attività economica, ma a bassissimo prezzo, quindi nel senso che chi vuole passare una serata con gli amici, fare gli arrosticini, utilizzare i servizi igienici, il servizio bar, insomma ci sono tutta una serie di aspetti, e poi la possibilità di pernottare con il campeggio, con la roulotte oppure con alcuni bungalow che stanno realizzando i gestori, lo si può fare anche per passare semplicemente qualche giornata al fresco, appunto, a guardare le stelle, perché in quella zona ovviamente l'inquinamento luminoso è abbattuto, ci sono i lampioni ma si spengono, e poi si possono guardare le stelle e la Maiella, che è poco lì distante, a qualche chilometro in alto. Sì, sicuramente sì, pensavo di rivalorizzare il campo per fare dei ritiri estivi con qualche squadra. Sì, con qualche finanziamento sicuramente, perché il Comune ha ovviamente ha poche risorse disponibili, però come dire, sognare e pensare. Comune di quanti abitanti? 1700 abitanti. 1700 abitanti, Giovanni, quanti ne sono tesserati? Avis? Avis siamo 150. Complimenti, perché veramente in questa, un numero importante. Sì, infatti c'è anche un gruppo di vacheri comunque che ci sostiene. Certamente, ecco, la podistica Vacri, che dà, sì, l'apporto tecnico. Sia dal punto di vista dei donatori, sia dal punto di vista di organizzazione di questa manifestazione. Diciamo che la podistica Vacri in questo caso è proprio un garante per quanto, certo, riguarda l'organizzazione per tutti noi podisti. Sì, ormai è una realtà nella nostra zona. Bella la maglia rossa. Proprio, sì, questa anche per, come presentazione. Certo che d'estate gli appelli si moltiplicano. Ma d'estate perché noi abbiamo un grosso problema, infatti qualche giorno fa si parlava addirittura di rischi che si possa andare in blocco le sale operatorie. Per cui colgo l'occasione, approfitto di questa, certo, di questa trasmissione, di fare un appello a chi può di andare a donare il sangue, perché proprio si rischia che si possono rinviare degli interventi. Abbiamo una testimonianza presente, è lui che è sempre nelle sale. Quella che noi abbiamo dedicato a Pietro, per ricordare ma anche per ribadire ancora l'importanza di questo gesto che chi è in buona salute dovrebbe fare. Ma questo, dottor Carlo, succede, Maurizio, succede anche nei piccoli ospedali o è meno sentito? Piccoli ospedali fanno riferimento sempre ai grandi ospedali ormai, come Moteca, quindi di solito anche gli ospedali minori, Popoli, Penne, fanno riferimento sempre a Pescara, che è l'ospedale principale ovviamente. Quindi, come dice il Presidente, bisogna donare perché effettivamente c'è molto bisogno. La necessità è dappertutto. Sì, sì. Trofeo dell'Angelo. Dell'Angelo, questo nome viene da Città Santa. È stata una mia idea 7 anni fa. Mi sono intestardito per riproporre la gara che tu hai ricordato, che iniziò 30 anni fa, mi pare. Di più, di più. Molto di più. Altro che 30 anni fa. Vabbè. Forse siamo alla 7ª edizione, quindi sono 7 anni che organizziamo. Più di 40 pure. Trofeo dell'Angelo. Bisognerebbe farla il lunedì dell'Angelo, poi il lunedì di Pasqua. Beh, no. Così. Chiudere proprio a tutto tondo. Là c'era una gara ad elice il lunedì dell'Angelo. C'è? C'era una gara ad elice il lunedì dell'Angelo. C'era. No? C'era fino a qualche anno fa. Sì, è vero. Sì. Ogni tanto, vedi, giorno un po' sfortunato per le gare. Il presidente, il presidente, oltre a fare il presidente, ogni tanto viene anche a gareggiare. Adesso riprendiamo con più costanza. E comunque 2 anni fa mi sembra si è fatta la marcia longa del lunedì dell'Angelo ad opera, sì, di Fabrizio Samuele. Devo dire, lì ha ragione sempre il capitano, che la geolocalizzazione è fondamentale, con un ottimo successo. Sì, certo, no, vabbè. Ma poi quando i posti sono belli uno ci va anche per, no? Eh sì. Io, certo, non voglio fare dei nomi, non me ne va, però per quale motivo uno dovrebbe andare? No. Non lo fare il nome. Appunto. A Rocca Montepiano ci si va sull'altopiano soprattutto per passare. E difatti dicevo al presidente prima, Giovanni, ti dicevo,
prima di entrare, ma perché non la fate nel futuro di mattina, così uno può rimanere l'intera giornata? Il problema è questo, perché di pomeriggio c'è una partecipazione di tutto il paese, cioè tutti gli abitanti vengono ad assistere a questa manifestazione, bellissima manifestazione. Facendolo di mattina c'è il rischio che poi questa partecipazione non ci sia. Cioè la motivazione è questa. Anche perché è legata anche ad altri eventi popolari, credo, la gara. Si fa anche qualche altra festa, avete degli ospiti illustri. Certo, insomma, infatti in primo momento aveva aderito a questa manifestazione, noi aspettavamo la presenza di Alberico di Cecco, che non no, vabbè, di un nostro illustre compagno, però che purtroppo attualmente non ci sarà perché lui è andato in Cina, mi sembra. Sì, sì, in Cina. Però se diciamo no, ecco, in Cina per lavoro comunque. Impegnatissimo in questo periodo. Possiamo dire, vicepresidente del CSM, però altrimenti ci sarebbe stata tutta la volontà eventualmente di spostarla, ma perderebbe un po' tutto il significato penso del territorio. Che, insomma, nell'ambito regionale si dovrebbe dare un'altra organizzazione, cioè evitare che ci siano queste coincidenze. Purtroppo di gare ce ne sono. Ci sono oltre 100 tanti. Gare in un calendario. Vedi che fanno i più lungimiranti, si sposta di notte. A priori posso noi abbiamo sette spostamenti effettivamente. Quante? Ogni anno abbiamo cambiato data purtroppo. Fino a trovare, vedi Pineto, guarda caso il giorno del solstizio d'estate è stato un grandissimo, grande successo. Hanno lavorato bene gli organizzatori. Sì, ma... sì, hanno lavorato molto bene ed è anche molto piaciuta la realizzazione di questa manifestazione. Damo Caruso, stavi per... Sì, no, io volevo ricordare, lo ha detto il Presidente, ma volevo un personale ricordo a Pietro Aceto, questo nostro concittadino scomparso appunto 5 anni fa. Pietro Aceto è stato un grandissimo volontario dell'Avis, donatore, primo donatore di Rocca Montepiano, adesso io non so quanti gagliardetti ha ancora la famiglia. Pietro è stato un grandissimo volontario, una persona umile ma che in ogni circostanza si è messo a disposizione. L'Avis ha voluto dedicare giustamente a questa figura di cittadino modello, io lo vorrei chiamare così, perché in qualsiasi circostanza, da andare a ripulire una discarica abusiva, aveva una particolare attenzione sull'ambiente, ma soprattutto anche nei momenti di difficoltà. Io ricordo, ero già sindaco allora nel 2009, poi ho avuto questa pausa diciamo di 5 anni, e lui il primo che mi chiamò quando ci fu il terremoto dell'Aquila fu Pietro Aceto e si mise a disposizione e noi andammo a prestare soccorso, a portare i beni di prima necessità. Lui disse: se posso venire con voi, perché avevamo organizzato con lo scuolabus, avevamo chiuso le scuole, lui disse: se non credo disturbo, vorrei venire a dare una mano. Beh, Pietro era tutto questo, era uno che si metteva a disposizione, che ha seguito un percorso di solidarietà splendido, quindi oltre a donare il sangue donava materialmente il suo tempo per gli altri. Credo che se lo ricordate così, sì, sicuramente è stato uno indimenticabile. Per Rocca Montepiano abbiamo il sindaco, oltre al presidente dell'Avis, ma anche l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, Daurizio Verici. Sì, sì, è molto vicino, ci sostiene, abbiamo Pratenza, Ignazio, che insomma c'è una grossa mano, anche il sindaco c'è molto vicino. Diciamo che c'è una grossa partecipazione e collaborazione da parte dell'amministrazione comunale. Che è importante sempre, sì, anche sì, se alla fine sarà, logistico... sarà difficile che possano cacciare soldi con la crisi che ci sta, eccetera, no, però essere vicini. Beh, però mettere a disposizione delle strutture, certo, insomma tutto ciò di cui c'è bisogno. Altrimenti... Anche la stessa chiusura delle strade, se non c'è una partecipazione istituzionale non è semplice. Certo, certo. Vigili urbani, immagino... Da quello che ricordo è tutto molto ben gestito. Ben organizzato. Bene, allora ricordiamo il giorno, venerdì 30, Città Sant'Angelo, 20 e 30 di venerdì 30 e poi il giorno 2 a Rocca Montepiano. Alberico, tu dove vai domenica? Non ce l'hai detto? Domenica sono in vacanza, caro capitano. Meritata vacanza, mio Alberico. Però mercoledì sarai ancora qui, sicuramente mercoledì sì. Mercoledì ci siamo sempre. Bene, grazie a Claudio e Maurizio per la messa in onda e grazie sempre, come diciamo, Alberico. Grazie alla WISP che ci dà questa opportunità. Grazie e buona serata.
nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Best song ever. It was your best song ever.